E arriva Onda Pazza, sì, sì siamo sì, già è Onda Pazza questa, sì. Onda Pazza. Sono arrivati i pazzi, sono pazzi questi. Sì, forse sì, forse no. No, i pazzi sono quelli che stanno fuori, come si dice, sì. Uno, due, tre. Che il cielo sia costantemente azzurro, che il sole splenda sempre a allegramente, che tutto quanto sia sempre sereno, ruscelli, prati verdi e arcobaleno. Facciamo finta che tutto va bene, tutto va bene. Facciamo finta che tutto va bene. Uno, due, tre. Le relazioni tossiche. Le relazioni tossiche fanno male alla salute. Le relazioni tossiche sono relazioni manipolative perverse. I manipolatori affettivi possono essere nevrotici o psicotici, hanno però tutti un tratto comune che è quello di essere assetati di potere. Perciò sono dei predatori sociali, appaiono piuttosto sfrontati con un forte atteggiamento virile quando sono uomini, che nasconde i loro intenti predatori. Mentono, sono sadici, non provano rimorsi e non riescono a legarsi all'altro in una relazione stabile e sincera. I manipolatori più gravi appartengono alla classe degli psicopatici, che sono circa il 2% della popolazione. Ma alcuni di loro sono difficilmente riconoscibili, tendono ad essere socievoli, sanno essere carismatici, conservano un fascino che camuffa molto bene la loro essenza. Tuttavia possono essere smascherati da alcune caratteristiche, come il desiderio di possesso e di dominio sugli altri, la mancanza di empatia e le loro tendenze distruttive che variano a seconda dell'intelligenza e della cultura. La loro strategia è attrarre la vittima, isolarla e soggiogarla, per trasformarla infine in una sorta di marionetta. Possedere e controllare è la loro prerogativa, fino alla distruzione. Le vittime in genere hanno difficoltà ad accorgersi di essere manipolate, perché sono un po' abituate a questa modalità di relazione. Vivono costantemente sulle spine, mentre il manipolatore psicopatico è difficilmente prevedibile, anche se prima o poi si stufa della vittima di turno. Ha bisogno di cambiare per sentirsi euforico e prima o poi esplode andando fuori di testa. Le vittime, dal canto loro, tendono ad essere attratte dalla stessa tipologia di persone, quindi si troveranno intrappolate in una coazione a ripetere relazioni tossiche. La prima cosa da fare è rendersi conto di essere manipolati e abusati, riconoscendo i segnali e ammettendo la propria corresponsabilità al gioco perverso e narcisistico messo a punto dal manipolatore. Ci vuole dunque un buon livello di consapevolezza per poi lasciare andare la relazione e liberarsi dal desiderio di vendetta e dal risentimento verso il carnefice che si è dimostrato così spietato e incapace di amare. È un processo di disintossicazione graduale che implica un duro lavoro su se stessi, in quanto è doloroso ammettere di essere stati solo una pedina nelle mani di un altro, che attrae prede su prede per poi sbranarle e sputare le ossa. Come nasce questa personalità disturbata? Nasce dall'egoismo e dalla mancanza di empatia. Soltanto che queste sono persone che sanno usare molto bene le parole per irretire la vittima. Usano il loro fascino per farla boccare,
ostentano sicurezza, sono spavalde, mentono senza ritegno e come i vampiri si alimentano dei sogni delle persone in buona fede, studiano le loro vulnerabilità e rispecchiano i loro ideali incarnando l'uomo perfetto. Peccato che è solo una macabra recita. La patologia consiste essenzialmente nell'attaccare e distruggere persone che si fidano di loro ciecamente, a volte solo per un capriccio, mostrando un'estrema povertà d'animo. Se non si prova vergogna o senso di colpa, allora si può fare di tutto, dall'atto aggressivo alla furia cieca. Spesso supportata da una parlantina teatrale, sempre al di sopra delle regole e di ogni responsabilità. I loro obiettivi sono la fama, il potere, il denaro, il controllo e il sesso. Il controllo viene esercitato su tutti, dai familiari agli amici fino ai collaboratori, con false promesse da santone, proponendo una verità che viene sempre distorta. Sono spregiudicati, hanno spesso il doppio gioco e sono totalmente insensibili nei confronti dell'umano patire. Gli altri sono solo strumenti per il raggiungimento dei loro scopi. Qualsiasi tentativo di autonomia della vittima viene soffocato. Scatta l'umiliazione, la schiavizzazione della vittima, che viene prosciugata e pian piano si rassegna e rinuncia alla sua libertà. In pratica smette di combattere. Quando è ormai agonizzante, il carnefice se ne va. Prima indebolisce lo spirito della persona e poi la divora. Un po' come succede in una dittatura totalitaria. Parliamo di abuso, di una violenza raccapricciante. Il manipolatore affettivo è un tiranno assetato di potere, con un'ambizione smisurata e una voragine interiore fatta di vuoto. I manipolatori fiutano la preda individuando la sua vulnerabilità, il punto debole. La riempiono di attenzioni, la abbaiano con la promessa di un amore totale, la illudono, la mettono contro gli amici, fanno leva sulla sua momentanea fragilità ed esercitano una pressione seduttoria costante finché non la conquistano. Poi arrivano le prime contraddizioni e la favola si sfalda, il castello di sabbia lentamente si sbriciola, ma bisogna sapere che il manipolatore prova soddisfazione a ferire la vittima, quindi in questa fase gode nel provocare del male, è sadico, è sfacciato e impenitente. Ovviamente a questo punto la relazione si deteriora, il gioco si sporca e l'uomo dei sogni diventa un mostro. La vittima si chiede come abbia potuto commettere un così grave errore di valutazione, dovuto al fatto di essere stata incantata da una persona con doti oratorie non indifferenti. A questo punto, per non soccombere, bisogna fuggire. È una scelta dura, perché implica un grande sacrificio. La vittima deve sacrificare il suo sogno, la favola, l'ideale di uomo che immaginava. Non a caso lo psicopatico manipolatore è un predatore invisibile. Si mimetizza come un camaleonte, che abilmente nasconde il suo lato inquietante e sconcertante. Quando la luna di miele finisce, si prova una grande amarezza. La vittima prova delusione e senso di vuoto. L'altruismo del carnefice svanisce e resta solo l'egoismo. Le sue attenzioni si trasformano in gelosia morbosa. Emerge la falsità e la menzogna. La dolcezza iniziale diventa esigenza di sottomissione. E ciò che prima era una persona amabile, ora è una persona sadica. Il dottor Jekyll si trasforma in Mr. Hyde. Non sappiamo più con chi abbiamo a che fare e non sappiamo più chi siamo. La vittima dubita di se stessa. Ha una crisi di identità, perciò è difficile per lei scappare. Per troncare la relazione ci vuole, oltre alla conoscenza, anche una certa dose di carattere. Per riprendere in mano la propria vita e liberarsi da una relazione tossica. Ora, chiariamo che esistono uomini e donne manipolatori e manipolatrici, narcisisti e psicopatici. Esiste tutta una gamma di sfumature, dalla meno grave alla più grave, dalla nevrosi alla psicosi.
Ciò che è valido per gli uomini però è valido anche per le donne, non c'è molta differenza di genere. Le tecniche di adescamento sono simili. La tipologia delle prede che gli psicopatici tendono a scegliere è più o meno quella. In genere è una persona poco consapevole delle proprie debolezze. Non sa di avere un tallone di Achille che la rende facile preda di chi sa fiutare quella debolezza. Come si suol dire, la miglior vendetta che può mettere in atto la vittima è scegliere di vivere bene. Come dicevo, una prima difficoltà consiste nel lasciare andare l'esperienza, che all'inizio è intrigante, è coinvolgente e genera una forte assuefazione. La vittima non vorrebbe perdere questa sensazione di essere avvolta in un mantello caldo che corrisponde all'immagine di una persona amorevole. Ma ad un certo punto questa persona diventa ansiosa, cinica, diventa scorretta e la vittima si trova assoggettata mentalmente, quindi in trappola. Ora, il comportamento umano è complesso, non si può facilmente prevedere o spiegare scientificamente. Ma di certo possiamo dire che i manipolatori affettivi sono persone distruttive ed aggressive. L'opinione pubblica legge e ascolta tante notizie a riguardo, ma non si riflette mai abbastanza sull'esistenza del male sotto l'aspetto psicologico. Purtroppo il male esiste, nel senso che l'uomo è sia buono che cattivo. Il male esiste in ognuno di noi, anche se siamo portati a credere di essere buoni in un mondo un po' cattivo. Ma in effetti il nemico siamo noi e siamo anche l'amico e dobbiamo cercare di integrare questi due universi in una maniera armonica attraverso il dialogo con noi stessi, cambiando in primo luogo l'idea che abbiamo su noi stessi. Dobbiamo evolvere verso forme sempre più raffinate di autocoscienza. Chiediamoci ad esempio quante volte siamo noi a raggirare noi stessi. Freud diceva che noi preferiamo non sapere la verità, quindi ci manipoliamo e tradiamo il nostro vero desiderio. Dovremmo chiederci cosa vogliamo, cosa desideriamo veramente. Se viviamo una vita da parassiti, come facciamo, come possiamo pensare di non essere danneggiati? Bisogna svegliarsi e rendersi conto che possiamo essere di più di ciò che crediamo di essere. Per crescere dobbiamo risvegliare la nostra parte creativa. E questo è il vero antidoto alla dipendenza, l'antidoto alla vulnerabilità e alla sofferenza psicologica. Creare qualcosa di nuovo significa chiudere una relazione ripetitiva e sterile con noi stessi. Significa accendere una luce desiderante nel buio della finzione. Questo significa dire basta all'illusione di essere sedotti dalle menzogne, ma sono menzogne che noi diciamo a noi stessi. E questo significa progettare un futuro a partire dal nostro talento e non dal desiderio degli altri o da un desiderio collettivo. Questo vuol dire credere in se stessi, costruendo con le proprie mani la realtà senza idealizzarla. Se c'è qualcosa da idealizzare, quella è la nostra anima, che è unica, insostituibile, inimitabile. È l'anima, la nostra voce interiore, che ci guida verso ciò che è bene per noi. Vedete, non possiamo tradire alla lunga noi stessi senza ammalarci. Ed è nostro compito trovare un senso alla vita. Il senso lo creiamo noi. A questo serve l'istinto creativo, a convalidare il nostro talento, a scoprire chi siamo, a fidarci di noi stessi, a fidarci del nostro inconscio, della nostra psiche, che sanno cosa è il desiderio di vita. Noi vogliamo una vita degna, vogliamo vivere una vita degna, non una vita finta. Vogliamo giocare la grande partita con la vita e non esserne giocati. Come dice Jung, la vita non vissuta accumula rancore verso di noi. Ciò che non abbiamo vissuto ci rende vulnerabili. I rimpianti ci distruggono, diventano presenze ostili. Perciò il segreto per non cadere vittima nelle mani di un manipolatore è non essere vittima di noi stessi e quindi scegliere di vivere in maniera consapevole ogni aspetto della nostra vita, assumendoci in prima persona la responsabilità di questa scelta. Altrimenti questa non scelta diventa la nostra voragine,
che come un buco nero ci risucchia verso un destino tragico. Il destino invece può essere creato. Avere un atteggiamento creativo significa proprio questo, essere responsabili di umanizzare la nostra vita. Guarire se stessi significa smettere di essere distruttivi e iniziare a creare nuovi scenari, nuove visioni, nuovi progetti, senza aggrapparsi all'autocommiserazione, ma osando agire, spendendo le nostre risorse, investendo il meglio di noi e dialogando con il vampiro che è dentro di noi, non tanto fuori, ma dentro. Le relazioni tossiche fanno male alla salute.